Oklahoma. Il nome deriva dalle parole Choctaw Okra, la terra delle persone rosse, un nome suggerito da Allen Wright nel 1866 durante i trattati con il governo americano riguardo le sorti dei territori indiani, anche conosciuto con il soprannome The Summer State, in riferimento ai primi coloni statunitensi chiamati appunto Summer. Nel corso del XIX secolo migliaia di nativi americani furono espulsi dalle loro terre ancestrali da tutto il Nord America e trasferiti nei territori dell'Oklahoma, dove riserve indiane furono loro assegnate intorno al 1830. La fine della guerra di secessione americana e la costruzione della ferrovia facilitò l'invasione dei coloni bianchi, un ennesimo esempio degli accordi non rispettati con i nativi. La tappa di oggi ci porta a fare uno stop a Catoosa, famosa per la simpatica The Blue Whale, punto di riferimento lungo la route. La balenottera fu un'invenzione di Hugh Samuel Davis, zoologo e padre di famiglia, che immaginava la balena come un luogo speciale, dove i suoi nipoti potevano giocare e nuotare nel vicino stagno. Dal 1972, anno di completamento della balena, da tutto il mondo vennero per vederla, fare picnic, pescare e nuotare. Esiste un compartimento segreto nella testa della balena, che è stata una delle preferite della famiglia per generazioni e continua ad essere un must see per qualsiasi viaggiatore sulla Route 66. Nessuno degli stati attraversati dalla Route 66 è più eccitante dell'Oklahoma, lo stato con il maggior numero di miglia di percorso originale. La Route 66 è nata qui, nella mente di Sirius Avery. Questo è il luogo di nascita di Will Rogers, del carburante Phillips 66 e di Andy Payne, il vincitore di uno dei più incredibili eventi sportivi di tutti i tempi. L'Oklahoma è nota come Tornado Alley, caratterizzato da frequenti interazioni tra aria fredda e secca canadese, aria calda proveniente dal Messico e aria calda e umida del Golfo del Messico. Le interazioni tra queste correnti d'aria contrastanti producono temporali, tempeste, grandinate, trombe d'aria. Purtroppo l'Oklahoma non l'abbiamo potuto esplorare a fondo, perché giunti a Oklahoma City, nelle giornate del 6-7 maggio 2024, Tornado ci ha fatto visita. Lasciate alle spalle Oklahoma City, giungiamo alla volta di Texola e Shamrock. È importante perché sulla linea di mezza via ci si trova tra due stati. Oklahoma è lo stato della stella solitaria, il Texas. Situata a nord del Rio Grande, la parola Texas deriva da Taisha, che nella lingua dei nativi americani, Asinai, significa alleati o amici. Nelle parole dello scrittore John Steinbeck, autore della Valle dell'Eden, Texas is the state of mind. Texas is an obsession. Above all, Texas is a nation in every sense of the word. Il Texas, durante i secoli, fu una colonia prima spagnola, poi francese, messicana e infine americana. Come accennato in precedenza, il Texas è the Lone Star State, lo stato della stella solitaria. Inizialmente fu fondata come Repubblica Indipendente nel marzo 1836. La stella solitaria è il simbolo di una nazione chiave. Qui nascono i cowboy, i ranch e l'immaginario collettivo del Far West.
percorso della Road 66 ci porta ad Amarillo, dove sembra di essere tornati indietro nel tempo, dove si percepisce il clima ospitale, colorato e originale di questo luogo, ricco di tradizioni. Giunti davanti al Peak Texan Motel di Amarillo, rimaniamo sbalorditi dall'armonia dei colori e delle forme, che conferiscono una piacevole sensazione di accoglienza e familiarità. Non ultimi, l'essenzialità dell'arredamento con la porta del bagno, due portelle mobili ricavate dall'ingresso di un saloon. Il campo base sarà qui e ne approfittiamo, essendoci ancora qualche raggio di sole, a far visita allo Stone Age del Texas, il Cadillac Ranch. Si tratta di una scultura monumentale alla periferia di Amarillo, progettata nel 1974 da Chuck Lord, Hudson Markets e da Doge Michelsdorf, detti anche Hand Fair, gruppo di architetti hippie di San Francisco, ispirati da The Look of Cars, il libro per bambini dedicato appunto alle auto, per dare forma alla loro idea. È una struttura composta da un allineamento di 10 auto di marca Cadillac. Persone che passavano nei pressi di Cadillac Ranch potevano sentirsi libere di lasciare una scritta, graffiarla, lasciare un biglietto o portarsi addirittura via un pezzo come souvenir. Pur essendo invecchiata, l'opera tiene duro, come all'epoca del periodo in cui l'arte popolare americana superava se stessa, mettendosi alla prova. Giunta la sera non possiamo non mangiare in un tipico locale texano, The Big Texan Steak Ranch, famoso sulla Mother Road per le sue grandi bistecche grigliate a fiamme libere. Inoltre è popolare per la sfida gratuita della bistecca da 72 ounce, corrispondente a circa 2,5 kg di carne di manzo, che include mangiare un'insalata, patate al forno e cocktail di gamberi. Sappiamo di darvi una delusione, ma non ci siamo finiti nel Guinness della speciale classifica del locale. Sebbene non vincitori, gran bella serata. Il giorno successivo ci siamo diretti a Adrian, poco distante da Amarillo, rendendoci conto di trovarci nel Midpoint, a metà strada. È una sensazione strana di essere già a metà del viaggio. Gente arriva da tutto il mondo alla ricerca di quello che resta della Route 66 per cercare ponti perduti e tempo perduto, per guidare su tratti del suo percorso originale, per esplorare le rovine di un tempo passato. New Mexico, in lingua Navajo, Yoto Xaxoso, viene definito lo Stato Spagnolo d'America, poiché è insieme all'inglese lo spagnolo di uso corrente. È lo Stato con la più alta percentuale di ispanici, discendenti di coloni spagnoli immigrati dal Messico. Inoltre vanta la più alta percentuale di nativi americani, dopo l'Alaska. Le diverse culture si riflettono nella bandiera dello Stato, colori rosso e oro, presi dalla bandiera spagnola, e vi è raffigurato l'antico simbolo del sole degli indigeni, Zia, parte dell'etnia Pueblo. Quando il Messico diventò indipendente dalla Spagna nel 1821, compreso il New Mexico, il territorio fu ceduto agli Stati Uniti dopo il 1848, al termine della guerra. La prossima destinazione, Tucumcari, nome che deriva dal monte Tucumcari, situato nelle vicinanze. L'origine del nome è sconosciuto. Alcuni sostengono che derivi dalla parola Comanche, Tucamucaro, che significa imboscata. Ricorderete questo nome perché viene citato in alcuni film western,
tra cui Per qualche dollaro in più di Sergio Leone. La via principale è piena di motel, coffee shop, tipi, murales evocativi, grossi sombreros che preannunciano locali dove mangiare l'autentico cibo messicano, oppure imbattersi nel motel dove pernottò nel 1959 Clint Eastwood, probabilmente durante le riprese della serie Rawhide, gli uomini della prateria. Destinazione di arrivo odierna è Santa Fe. Santa Fe, lo stile architettonico religioso ispanico, fa pensare di essere nel profondo Messico, ma non è così, perché siamo in territorio statunitense, in una delle cittadine più iconiche a confine con due civiltà molto differenti. Il nome completo della città richiama il santo italiano più amato, la Villa Real de Santa Fe de San Francisco de Assis. Nonostante all'epoca Santa Fe fosse tagliata fuori dal principale collegamento ferroviario, ad ogni buon conto richiamò a sé artisti, scrittori e pensionati, attratti dalla sua particolare atmosfera e fascino. Tutto ciò amplificato dagli inusuali stili architettonici tradizionali, definito appunto stile Santa Fe. Una curiosità di tutt'altro genere ci riporta al 1943, all'indomani dell'attacco giapponese a Pearl Harbor. La ripercussione e la voglia di rivalsa colpì 826 cittadini giapponesi di cittadinanza americana, sospettati di spionaggio, che furono internati in un campo di prigionia nei dintorni di Santa Fe, assieme a numerosi cittadini di origine italiana e tedesca, sospettati tutti di presunto collaborazionismo. Siamo giunti a fine giornata, con tante emozioni e immagini. Ma come ogni viaggiatore, siamo pronti a ripartire. L'avventura ci aspetta, raggiungiamo il parco più famoso e fotografato al mondo, di generazione in generazione, la Valle dei Monumenti, The Monument Valley. Prima di lasciarci, se il video vi è piaciuto, per aiutarci a crescere, lasciate un pollice in su. Per voi non costa niente, invece per noi è importante. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, e lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione, che per noi è sempre importante. A presto!